L'ultimo tentativo di distruggere gli Autobot, Megatron ha creato gli Stun. Questi governano. Per dare loro una personalità, Megatron li ha portati dal vettore Sigma, il computer centrale che dà vita a Team Transport. Ma adesso Commander e mette un piano. Dobbiamo provare. Se Megatron vuole combatterci sulle strade, noi lo combatteremo nei cieli. Ora dobbiamo portarli dal vettore Sigma per le personalità cibernetiche. Megatron ha rubato la chiave del vettore Sigma. No, ha rubato una chiave, non la chiave. Vuoi dire che dobbiamo rifare tutta quella strada fino là, per poi ritornare qua? No, penso di avere una chiave con me. Perfetto. Dov'è il tuo duplicato della chiave? Proprio qui. Che stai facendo? Io sono il prodotto della prima generazione del vettore Sigma. Dividiamo la stessa matrice computeristica. La mia scorta energetica può fondersi con lui e riattivarlo. Alfa! No! Per caso hai dimenticato che tu sei una mia creatura, Commander? Tu hai bisogno di quegli aerei. Non puoi andartene vivo da questo pianeta senza di loro. E poi, che cosa ne dici della salvezza del popolo della Terra? Adesso lasciami fare quello che deve essere fatto. Si è fuso col vettore Sigma. Io sono il vettore Sigma. Prima che Cybertron esistesse, io esistevo. Chi è stato a riattivarmi? Sono stato io, Commander, capo degli Autorobot. Perché sei venuto qui? Per dare vita a queste macchine. Lui si è sacrificato solo perché noi avessimo qualche gente. È pazzesco. No. Un Autorobot ha dato la sua vita perché ne nascessero altri sei. Ha fatto una scelta. La stessa scelta che spero faranno anche loro quando ce ne sarà l'occasione. Vettore Sigma, dà a queste macchine una personalità che sia degna di chi mi ha creato. Rendili liberi di pensare, di crescere in saggezza e giustizia. Fai in modo che sappiano quanto valgano la libertà e la vita ovunque le trovi. Benvenuti nella squadra degli Autorobot. Io sono Commander. A tutti voi diamo il benvenuto ai robot. Salve ragazzi. Ciao. Io prima ero un aereo da carico, ma ora credo di essere diventato Silverbolt. E io sono Iron Man. Accidenti. Ma dove siamo finiti? E voi chi siete? Chi sei tu? Ah, hai ragione. Io sono Farfly. E io sono Skydive. Io sono Slyshot, ero un aereo da competizione. Ora sono il più veloce, intelligente e coraggioso jet che abbiate mai visto. Ora torniamo sulla Terra. Commander! Alfa Trio. Ora sono tutt'uno col vettore Sigma e ho imparato alcune cose. La chiave del vettore Sigma che Megatron ha portato sulla Terra può distruggere l'intero pianeta. Ma come, Alfa Trio? Sulla Terra la sua energia potrebbe avere un effetto completamente diverso. Ma non posso dirti niente di più. Allora che stiamo aspettando? Ora dobbiamo portare la formula di questo supercarburante al quartier generale e cominciare a produrlo in grandi quantità. Brundle chiama Megatron. Gli Autorobot hanno creato un gruppo di gente. Sarete stima, ma li spazzerò via dal cielo. Sono anche buone notizie, Megatron. La chiave del vettore Sigma possiede un enorme potere. Un potere talmente forte da poter distruggere tutto il pianeta Terra. Allora avremo bisogno di un posto segreto per esaminarla meglio. Ora quello che dobbiamo sperare è che Brutal non abbia avuto la meglio su Megatron. Dobbiamo sperare molto di più. Dobbiamo sperare in un miracolo. Qualcuno ha parlato di miracolo? Thank you.
fretta. Di proteggere la nostra nuova casa, il pianeta Terra. Ai robot, benvenuti a casa. Commander, evacuazione necessaria. Mega robot, che cosa ti succede? Esplosione imminente. Fate come dice! The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. È molto grave. Non poteva andare peggio. Per fortuna abbiamo salvato il suo cervello. Tutto ciò che ora lo mantiene in vita è questo apparecchio di rianimazione cibernetica. Per quanto tempo può mantenere le sue funzioni cerebrali? Abbastanza a lungo per mettere a posto il suo corpo, Temo. Fate tutto quello che potete. Certo, comanda. Forza! Anche noi abbiamo del lavoro da fare. Guardate, gli autorobot! Prendeteli! Pensano che abbiamo rubato noi, super carburante! Andiamo a insegnarti l'educazione! Fermati! Loro sono dalla nostra parte! Sì, sono solo un po' confusi. Tutto qui. Generale, per favore, cessate il fuoco! Il governo ci ha dato un campione del supercarburante. Perché avremmo dovuto rubarlo? Non lo so, ma quelle vostre macchine hanno semidistrutto questo posto poche ore fa. Perciò non avvicinatevi! Va bene, non ci avvicineremo. E noi abbiamo giurato di proteggere questi deficienti. Oh, siamo nei guai. Distruttori in arrivo, sono veloci. Astrom e gli altri jet. Sbagliato, stanno arrivando via terra. E a 300 miglia all'ora. Andiamo! Allora, non sono stati gli autorobot ad attaccare. Qualcuno dovrebbe ritirare la patente e quei pazzi scatenati. Secondo me quelli hanno rubato al posto del cervello. Saltate! Forza, passate la loro ora, questo bombo! È chiaro che questi autorobot da soli non riescono a cavarsi. Io non ho dato ordini di attaccare. Tattico, portate la porta in su.
successo? Non lo so. Io ho avuto paura. Soffri di vertigini, questa sì che è roba da non crederci. E poi pretendi anche di essere un jet. Ehi, però abbiamo vinto, li abbiamo fatti fuggire. Non avete fatto fuggire nessuno, Megatron li ha richiamati, ecco tutto. Ti brucia perché noi siamo riusciti a sconfiggerli e voi no. Ehi tu, brutto smargiasso. Adesso basta voi due. Dobbiamo tornare al quartier generale e vedere come sta Megarobot. Noi stiamo facendo tutto il possibile, ma non possiamo rimettere in funzione il suo cervello finché il suo corpo non è di nuovo a posto. E stiamo parlando di un grosso colpo. Ehi, ragazzi, coraggio, diamo un'occhiata in giro. Silverbolt, che cosa ti è successo? Io non lo so, semplicemente non sopportavo l'idea di essere così ad alta quota. Non hai nessuna idea del perché? Beh, a Cybertron io ero soltanto un aereo da carico e volavo sempre a bassa quota. Silverbolt, ho avuto un'idea. Io ti nomino comandante degli aerobot. Così avrai altro di cui preoccuparti invece che delle tue vertigini. Ora vai, raggiungi gli altri. Gli indici spettrografici non indicano niente di anormale. È semplicemente un circuito molto sofisticato. Siamo ancora lontani dallo scoprire perché il suo potere è diverso sulla Terra. Dobbiamo continuare a fare esperimenti. Mamma è andata a comprare dei mobili nuovi. Papà, no! Ti prego, spegni, non lo sopporto. Già, e secondo loro noi dovremmo proteggere questa gente, non posso crederci. Slash, non tirare conclusioni affrettate sugli esseri umani. Noi non sappiamo proprio niente. Ah sì? E tu che cosa ne sai, signor Vertigo? Il tuo cervello sta cominciando a perdere energia. Speriamo che tenga finché non avrai nessuno. Gli umani sono una perdita di tempo e questi altri non sono meglio. La maggior parte non sa neanche volare, guarda quello grosso. Tutto quello che ha ottenuto è stato un viaggio senza ritorno da Cybertron, per farsi distruggere. Chiudi quella trappola, altrimenti mi viene voglia di cambiarti la programmazione a suon di pugni. E avresti il coraggio, siete voi ad aver bisogno di noi, non il contrario. Andiamocene ragazzi, staremo molto meglio senza questi pagliacci. Slingshot, che cosa stai dicendo? Ci penserò io, comandante. Li porterò qui, te lo prometto. Sverto. Del vettore Sigma agisce sulla materia trasformandola in metallo. Quindi io ho il potere di trasformare la Terra in una nuova Cybertron. Cominceremo subito. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Del vettore Sigma, questo maledetto pianeta si trasformerà in una nuova Cybertron. Si registra un'energia fuori dal normale, possibile attività dei distruttori. Fammi dare un'occhiata. Santo cielo, allora è questo il potere della chiave del vettore Sigma. Potrebbe trasformare tutto il pianeta in una distesa di metallo. Terra. Qual è la sua posizione? Megatron si trova a 20 miglia ovest di Seattle, Tacoma. La trasformerei in una città d'acciaio, abitanti compresi. E ha sempre quegli Stanticon ad aiutarlo. Le maggiori possibilità le avrebbe Megarobot. Ma lui sta male, forse sta morendo. E tu hai lasciato che gli Aerobot andassero via in quel modo? Già, questa è una vera e propria missione suicida, Commander. Può darsi, Radio Robot, ma non possiamo stare fermi a guardare. Autorobot! In marcia! Slash, ricordati che Commander ci ha dato la vita. Abbiamo delle responsabilità per lui. Bel discorso per uno che ha la tremarella quando è a più di mezzo metro d'altitudine. Deve esserci un modo per lasciare questo dannato pianeta e tornare a Cybertron. Un attimo, ragazzi. Commander mi ha messo al comando di questa squadra. Infatti Commander è uno stupido come quegli umani. Nessun autorobot è in grado di competere con noi. Oh, e allora se siamo così bravi, perché non sistemiamo le cose qui sulla... Che stai dicendo? Sto dicendo di tornare al vulcano e di desolare.
fermo, Megatron. Commander, aspettavo questo momento con ansia. Stantico, all'attacco! Allora, è il vostro amore. Ovviamente dovrete combattere il Distruttor per ottenerlo. Che vi piaccia o no, siete tutti autorobot. E quello che Distruttor vogliono da voi è ridurvi in contatto. Penso ancora che siamo migliori di qualsiasi autorobot. Per non parlare degli esseri umani. Ma pensi così, eh? Vieni, seguimi. La mia energia si sta esaurendo. Devo ricaricarmi. Vai pure, finilo io. Il robot ha esaurito tutta l'energia. Ma non lavora ancora. Da dove prende la sua resistenza? Dalla fonte inesauribile della sua amicizia per un altro. Invece è afferrato il concetto. Noi dobbiamo agli autorobot le nostre vite. Muoviamoci. Abbiamo gli istanti con da sistemare. Hanno rovinato tutto. È solo questione di minuti prima che Megatron raggiunga Seattle. Riuscire a fermarlo in qualche modo. Ora, Commander, vedremo chi è nella strada. Siete capaci! Oh no, non è possibile! Sorpresa, Megatron! Ti presento Superior! Ultras è pronto! Attacca, distrugge! Parlare è facile, eh? Devo distruggere la chiave!
faccia. Così non riesco a prendere. Adesso andiamo a casa. Vi siete dimostrati tutti dei veri autorobot. Mi dispiace di essere stato così scortese nei vostri confronti. Anch'io mi sono comportato male. Mi dispiace tanto. Forza ragazzi, torniamocene al quartier generale. Silverbolt, non vieni? Se per voi è lo stesso, io preferirei camminare. Transformers will return after these messages.